dovesse piacerti il video, metti un bel like. Gli appassionati di calcio, preparatevi perché la gara sta per avere inizio e con me, come sempre, c'è Stefano Nava. Un saluto a te Pier, è tutto pronto, aspettiamo solo il calcio d'inizio. C'è grande attesa per conoscere chi vincerà oggi tra Milan e Fiorentina. Stefano, che ne pensi della squadra ospite? Hanno ancora tempo per recuperare, conquistando la posizione che gli compete in classifica, bisogna dare atto ai loro tifosi. È punizione, posizione invitante. Buona l'idea, senza problemi però il portiere. Che errore da parte del portiere. Si avvicina all'area. Prova ad andare. Il difensore è un muro su questo tiro. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Cerca la rete. Buono il recupero, possono ricominciare. Occhio all'avanzata del Milan. E il pallone se ne va via. La manovra interrotta senza problemi. I compagni si fanno vedere. Palla in area. Bonaventura. Pericolo, palla in gioco. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. E c'è il tiro, tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato, abbastanza comprensibile. Tomovic. Cristian Teio. Occhio all'avanzata dei Viola. Buon possesso palla, caccia di spazi. Pallone uscito, sarà rimesso dal fondo. Niang ha perso il pallone, ci sono metri a disposizione, si riparte con una rimessa dal fondo. Tomovic, Badeli. Pallone recuperato dal Milan. Occhio all'avanzata dei Viola. Allontanano il pericolo. Bernardeschi. Palla recuperata facilmente dalla difesa. Bonaventura. Stefano, sei d'accordo con chi pensa a una gara equilibrata oggi per il Milan? Sì, Pier, sulla carta affrontano un avversario ostico, ne sapremo di più tra pochissimo. Punta l'area. Palla ancora per il Milan, norma del vantaggio. Bacca! Portiere che blocca senza problemi. E il pallone se ne va via. Parte il tiro! Ha evitato problemi mandando il pallone in corner. Viene ammonito dunque per il precedente fallo prima del vantaggio, no Stefano? Sì, 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 non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo, l'arbitro è intervenuto. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Hanno avuto un'ottima occasione, ma l'hanno sprecata, calciando sul fondo sia pure di poco. Dovevano fare meglio. Palloni del genere vanno sfruttati. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. De Sciglio. C'è spazio per andare. Sventa qui la minaccia. Palla in out, corner per il Milan. Kalinic. Occhio al suo movimento. Bernardeschi, grande parata, super portiere. Chance importante dalla bandierina per trovare il vantaggio. Badeli,
tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Quarto uomo esibisce la lavagna, 4 minuti di recupero. Varagna metri. Sarà dunque calcio d'angolo per il Milan. Battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. L'arbitro dice che può bastare 0-0 alla fine del primo tempo. Non ha giocato male i primi 45 minuti, ma il suo impatto sulla gara è stato inferiore alle aspettative. Sei d'accordo, Stefano? Ha giocato un brutto primo tempo, girando un po' a vuoto e facendo mancare il suo contributo in zona gol. Si spiega anche così il pareggio maturato al termine dei primi 45 minuti. È tutto pronto a San Siro per il calcio d'inizio del secondo tempo. Niang. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Si avvicina all'area. Prova il cross. Ha spazio, prova. Sono avanti di un gol grazie a questa rete. Milan ti ha punito dunque con il gol alla difesa avversaria, che qui però ha le sue colpe. Un gol cercato, voluto. L'ha messa dentro, ha sfruttato al meglio l'ottimo cross dalla fascia. Praticamente un cioccolatino solo da scartare. Molto bella la conclusione. Sì, Pierre, hanno sfruttato l'occasione. Kalinic. Pallone recuperato dal Milan. Abate. Cercano col tiki-taka il momento giusto. È stato fermato dal difensore. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Occhio all'avanzata del Milan. Attenzione, pericolo. Spreca l'occasione per metterla in cassaforte. E due gol di vantaggio avrebbero sicuramente dato più tranquillità. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Borja Valer. Occhio all'avanzata dei Viola. Buon intervento difensivo. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Pier, il tecnico opta per il cambio e per la gestione del vantaggio. Palla spazzata via. Il calcio d'angolo comodamente controllato dal portiere. Varagna metri verso l'area. Ottimo il occhio al tiro. Grande intervento del portiere. Calcio d'angolo a caccia del gol della sicurezza. Palla vagante. Bernardeschi. Palla persa. Mancano ancora 20 minuti al termine della gara. C'è spazio per andare. Interrompono bene l'azione. Bacca. Intercettano bene il pallone. La mette in area. Cross che va a vuoto. Palla alla difesa. Ha
Ancora 600 secondi alla fine. Sarà fallo laterale in favore della Fiorentina. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Il pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia, e allora continua a incitare la squadra. C'è un frastuono. Occhio a questo calcio di punizione. Occhio a questa punizione, potrebbero far male da lì. Nell'occasione l'arbitro ha tirato fuori anche il rosso. La risposta del muro, della barriera. Occhio alla botta. Portiere che tiene a galla la sua squadra con questo intervento. Se avessero preso gol qui, probabilmente la partita sarebbe finita. Attenzione all'errore del portiere. È stato fermato dal difensore. Tutto facile qui per il portiere. Ci saranno 3 minuti di recupero. Ci provano fino all'ultimo, vogliono il pari quando manca davvero poco. Riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. Eccolo il fischio finale. Vittoria per il Milan.